Allora, Nando dice, a te ti abbiamo intervistato quasi troppe volte, però una cosa fondamentale va detta, anche perché siamo oggi pomeriggio partecipiamo a questa Fiume in Piena, a questa manifestazione Stop Biocidio. Perché questi benedetti verbali di Schiavone, che avrebbero potuto salvare molte vite dal tumore, dal cancro, sono stati tenuti segretati? Perché conveniva allo Stato italiano, perché ancora non era pronto lo Stato italiano per usufruire fino in fondo delle conseguenze economiche di questi verbali, e soprattutto perché al sistema industriale del nord servivano per ulteriori 20 anni dei luoghi dove scaricare i loro rifiuti e tenere alta la loro concorrenzialità e il potenziale produttivo delle aziende del nord. Una tonnellata di rifiuto di produzione di antibiotici costa per smaltirla 1,50 euro. Se la do però a un peone della camorra, gliela do a 1,50 euro, lui poi la dà a un sottopeone a 15 centesimi. Così ci hanno ammazzato. No, ci hanno ammazzato anche in maniera ancora più subdola, nel senso che molte delle discariche anche nucleari, delle scorie radioattive che hanno trovato in Campania, sono il frutto di accordi a più alto livello, e più alto livello rispetto al potere economico non c'è altro che il potere istituzionale. Io sono ancora convinto che Schiavone non abbia detto tutto, sono ancora convinto che Schiavone debba ancora parlare dei più alti livelli di rapporto, perché lui ha detto che c'era una totale sovrapposizione fra Stato e Camorra, ma noi questo come meridionalisti lo sappiamo già, sappiamo che lo Stato italiano è nato grazie all'aiuto della mafia e della Camorra, sappiamo che la mafia permise lo sbarco degli americani in Sicilia, sappiamo passaggio quasi senza colpo ferire. Bravo, quello è un patto istituzionale fra i poteri politici e i poteri che controllano il territorio, nato con l'Unità d'Italia. Qui stiamo passando di livello a un livello successivo. Tra l'altro si è tentato, perdona se ti interrompo, ma dire che Schiavone ha tentato di fare questo ritorno solo perché ha perso la protezione adesso e il programma è terminato. Ma queste sono dichiarazioni del 97. Guarda, quando organizzazioni come la mafia, la Camorra, decidono di ammazzare qualcuno, non lo mandano a dire. Quindi quando qualcuno dice mi sento minacciato dalle strutture della mafia e della Camorra, di solito sono quelli che hanno già concordato come cavarsela. Non c'è altra, è la storia che ce lo insegna. Noi dopo la scoperta che Ilaria Alpi, tua collega giornalista di cui ha pagato con la vita questa scoperta, che quasi tutta Europa andava a scaricare rifiuti in Somalia e in Etiopia, si è aperto un vuoto economico. Quel vuoto economico è stato colmato distruggendo la nostra terra. Però a questo punto la campagna è persa, oppure, perché tra l'altro questa bonifica costerà moltissimo e insomma siamo sul fondo del barile, oppure facciamo una bella spianata di pannelli solari? Guarda, le soluzioni possono essere tantissime, c'è una sola cosa che come insorgente possiamo dire, che chi ha creato il male non può proporre soluzioni. Quindi la soluzione deve venire da noi? Noi, solo da noi. O da una nuova politica fatta per il Sud, al Sud, da un movimento che è nato per difendere il Sud, che non ha nulla a che vedere con lo Stato italiano e che ha un solo preciso compito politico, difendere il Sud dallo Stato italiano e non dare allo Stato italiano una nuova politica per il Sud. Se questo non sarà, a fare le bonifiche saranno gli stessi che hanno sversato e ci guadagneranno due volte. Non sono parole allegre, però noi proseguiamo nella nostra analisi, ci vediamo dopo.